Sono pronti i lavori per la scuola Michetti, una battaglia che ha portato avanti il centrosinistra nella precedente consigliatura. Sì, perché purtroppo questo è un quartiere che nel giro di pochissimi anni ha perso tutte le scuole, ha perso la scuola dell'infanzia di via Montesiello, ha perso la scuola primaria di via Montesiello e ha perso la scuola media in questi ultimi mesi qui di via del Circuito. Soltanto grazie alla lungimiranza del centro-sinistra nel 2018 è stato inserito questo progetto nel piano per l'edilizia scolastica della Regione Abruzzo e quindi anche poi del Ministero, e oggi sappiamo che per fortuna questa scuola potrà avere un futuro perché appunto quella lungimiranza ci ha consentito di inserire la scuola in questa progettualità. Purtroppo è insufficiente per il quartiere perché la battaglia continua con via Montesiello, dove la scuola è ancora chiusa e dove non c'è ancora una progettualità vera e propria. È un quartiere che comunque da tanto alla città, tra l'ospedale, la ferrovia e la regione, la provincia eccetera, non può restare privo di scuole e oggi purtroppo è ancora privo di scuole. Per fortuna, grazie, ripeto, alla lungimiranza della vecchia amministrazione sia in comune sia in regione, questa scuola, appunto la Michetti, riuscirà a riavere una funzione per il quartiere. Cosa ne sarà di queste scuole una volta terminati i lavori? Una volta terminati i lavori speriamo che possano rientrare quanto prima i ragazzi della Michetti, dell'infanzia e della primaria. La questione è adesso soprattutto monitorare e valutare bene i tempi e quindi la calendarizzazione di tutti quanti gli interventi. Perché quello che ci preoccupa sono appunto questi, ci vorrà tantissimo tempo per mettere in sesto la struttura, quindi addirittura ci sono anche un po' di discrepanze tra la relazione dei tecnici e quanto prevedono i dirigenti. Di fatto ci sono 460 giorni, quindi 460 giorni dall'avvio di tutto. Forse tutto questo ritardo poteva essere evitato. Poteva essere evitato non per cause che purtroppo riguardano il Ministero, piuttosto per cause rintracciabili sull'operato della Regione, che è stata notevolmente manchevole da questo punto di vista.